Eccoci Radio Chuck, sesto giorno qui all'interno del Giffoni Film Festival insieme a una delle attrici che io ho sempre amato. Qualsiasi tipo di pellicola che ho visto ho sempre amato, quindi ero molto felice di incontrarti. Grazie. Antonia Tucco, buonasera e benvenuta. Prima volta Giffoni, no? Sì. Prima volta. Hai già incontrato i ragazzi? Ho incontrato i ragazzi, la mia vita è cambiata già. Sì. No, davvero, no, perché è stato un incontro molto bello. Devo dire che ero molto emozionata perché tanti colleghi mi avevano parlato di Giffoni e oggi ho capito perché. Parlando del cinema, volevo parlare un po' del cinema perché è l'argomento che comune a noi, nel senso che sei un'attrice, noi facciamo una trasmissione di cinema. Vorrei che tu raccontassi, secondo te, ovviamente il tuo parere personale, quello che ormai è diventato il cinema in Italia e la cinematografia italiana. Allora, guarda, io non è che sono una studiosa, ti posso dire, da spettatrice e da facente parte, diciamo, di un lavoro. Io penso che in questo momento ci sono delle cose belle, c'è cioè una ripresa, secondo me, e, che è spesso e soprattutto dovuta anche al fatto che forse si è capito che regionalizzare il cinema, così come l'Italia è poi è, di fatto non è una localizzazione che restringe, ma è una cosa che apre di più, no? Perché sono dei microcosmi nei quali poi si riflettono tutti nel mondo, cioè l'umanità, no? Che è un po' il principio. E quindi questa cosa io la credo, forse a livello più strettamente politico staremmo sempre aspettando dei miglioramenti. È che, cioè, indubbiamente poi non sono manco la persona più erudita a parlare di questo, però è un po' scontato anche quello che direi, però lo sappiamo. Una soluzione che potrebbe magari riaprire il cinema. Sì, ma quella è una conseguenza, io credo, no? Cioè, quello è sì. E la cinematografia italiana? Ma la cinematografia italiana, diciamo, è una sua storia un po' come noi, siamo anche abituati, cioè siamo pure un po' viziati, no? Perché è un po' come i nostri monumenti, le città d'arte, come dice, devo passare per il Pantheon, cioè hai capito? Allora noi abbiamo tutta questa storia e non sappiamo più dove metterla, no? Ecco, col cinema abbiamo campato di rendita un bel po'. Adesso ci dobbiamo un po' dare da fare, no? Perché il tuo rapporto con più che serie TV, la piattaforma. Allora, guarda, prima non so chi di loro c'erano, una signora ha detto facciamoci una foto. Io, ma dove sto? Cioè, si fa manco un selfie. Quindi, diciamo, il mio rapporto è se qualcuno mette una cosa, io vedo se quella cosa mi piace o no. Cioè, sei già seduta sul divano. Capire, tipo così, tipo nonna. Capito? Questa roba qua, serie ne vedo molto poche perché poi ho due figli, insomma ho poco tempo e sinceramente preferisco sempre vedere un film quando... cioè, capito? Torniamo al discorso del cinema prima di tutto. Sì. Senti, e come ci si sente essere affibbiata come antagonista o comunque come cattiva in un film, visto che più volte... È fichissimo. No, nel senso, se il personaggio è bello, a me non importa che siano buoni e cattivi, non li giudico, non li giustifico. Ma non è convenzionale, non trovare una donna a fare l'unitario. Ma quello è intelligente che l'ha scritto il film, no? Cioè, nel senso, un personaggio così è figo, cioè, poi non l'ho scritto io, ho capito che intendo. Sì. Esatto, cioè quello era figo proprio. Poi anche un personaggio molto femminile, molto bello, a me piace lo stesso, cioè se è figo, è figo. Grazie mille, Antonia, grazie a te. Grazie a te. Piacere, ci rivediamo magari. Ci rivediamo in Calabria, magari siamo calabresi. Va bene, ok, ciao, volentieri. Ragazzi.